Ma bella a tutti ragazzi, eccoci qua oggi un nuovo video di Il Badu. Oggi ragazzi andrò a parlare della seconda giornata di campionato, più precisamente della partita tra Lazio e Roma, il derby della capitale, il primo derby di questa stagione che arriva dopo un'altra partita importantissima, cioè quella tra Napoli e Juve con il risultato di 4-3 per la Juve, una partita scoppiettante veramente, però scusatemi, non sono riuscito a fare il video, il classico momento post partita perché ieri ho avuto degli impegni, chiedo scusa. Detto questo, vi do una piccola sorpresa prima che inizio a parlarne di questa partita, che i Badu's Travel diventeranno un appuntamento settimanale. Deciderete voi l'orario su Instagram, perciò seguitemi alla pagina Il Badu trattino basso. Però tutti i giovedì uscirà un episodio dei Badu's Travel. Detto questo, inizio a parlare della partita. Allora, sinceramente, secondo me, lo dico prima di iniziare a parlarne, cioè proprio prima di entrarne dentro la partita, la Lazio meritava la vittoria. Perché la Roma è stata molto cinica, molto brava a sfruttare le sue occasioni, lasciamo perdere i due pali, però per il resto ha sfruttato al meglio le sue occasioni, mentre la Lazio ha sicuramente avuto un grandissimo gioco, ha avuto anche molte più occasioni, appunto per segnare e per cercare di vincere questa partita, anche se non c'è riuscita comunque. Diciamo che secondo me la grande differenza che si può trovare tra queste due squadre è che la Roma ancora un progetto che è appena iniziato, quello con Fonseca, cioè i meccanismi devono essere ancora tutti immagazzinati dai giocatori, molti giocatori devono essere inseriti, Paolo Lopez, Zappacosta, Mancini, Smalling, Veretout, l'altro che hanno preso la Napoli adesso, scusatemi un attimo il vuoto, Diawara, scusatemi, appunto Diawara. Sono moltissimi giocatori che devono essere integrati in questa rosa e devono imparare il gioco di Fonseca. Perciò, secondo me, anche normalmente, ora inizialmente la Roma farà molta più fatica. Mentre la Lazio è sempre lo stesso 11, anzi, quest'anno è sempre lo stesso 10, in più si è aggiunto Lazzari, che era, diciamo, il punto debole l'anno scorso perché Marusic non garantiva le prestazioni che sta garantendo almeno in queste due partite, che abbiamo visto garantire in queste due partite, da Lazzari. E infatti, a mio parere, Lazzari oggi, soprattutto nel secondo tempo, ha giocato una signora partita. Invece, parlando della partita in ordine, comunque la Lazio, appunto, abbiamo detto, parte molto ma molto più forte. Colpisce subito prima un palo al terzo minuto con Lucas Leiva, poi risposto da un palo di Zaniolo al quinto minuto, arrivano due pali di fila della Lazio, ma già sull'1-0. Perché? Perché su un Milinkovic-Savic molto ingenuo si fa trovare con una mano aperta, arriva un cross di Dzeko, cioè un cross fatto apposta, è arrivato praticamente un passaggio sulla mano. Ma appunto molto furbo Dzeko, ma molto ingenuo Milinkovic-Savic, perché in mezzo all'area di rigore non puoi stare con una mano aperta. Di conseguenza arriva un rigore giustissimo, Kolar lo trasforma in modo perfetto spiazzando Stracoscia. Detto questo, la Lazio ricomincia a macinare il gioco e colpisce due pali prima della conclusione del primo tempo. Ha un altro palo anche la Roma, sempre con Zaniolo. E però il primo tempo si conclude sull'1-0 per la Roma, anche se in realtà, devo essere sincero, il pareggio era già più che giusto. Secondo tempo gioca praticamente. In realtà il secondo tempo è molto più morto rispetto al primo, perché comunque siamo alla seconda giornata, soprattutto la pesantezza nelle gambe per la preparazione si fa sentire. E infatti la Lazio comunque i primi 10 minuti gioca ancora molto un bel calcio, molto veloce, molto rapido, e infatti ritrova il pareggio grazie a un gol di Luis Alberto. E invece la Roma pian piano comunque smette di giocare, fino a quando poi tutte e due le squadre si stabiliscono, diciamo, sul stesso livello, diciamo, penso, di forma fisica, e a quel punto comunque la partita è diventata un po' una melina unica, cioè le squadre sono state molto spaccate, però nessuna delle due riusciva a approfittare di questi spazi. Fino a quando gli ultimi minuti è un'occasionista di nuovo la Lazio con Parola che colpisce una traversa, e poi il nuovo acquisto della Lazio, che poi non si sa ancora se in realtà è il nuovo acquisto, è solamente un transfer provvisorio, cioè colui che è entrato sulla fascia sinistra, Johnny, preso al Malaga, cross in mezzo, Lazzari trasforma, però Johnny fa un grandissimo errore perché quella palla la doveva mettere in mezzo Correa, che non era in fuorigioco e soprattutto che aveva conquistato lui il fondo, perché se metteva in mezzo Correa lo metteva in modo anche molto probabilmente più facile e Lazzari comunque avrebbe avuto lo stesso risultato. Detto questo, come detto all'inizio, lo ripeto alla fine, secondo me il pareggio alla Lazio soprattutto va molto stretto. La Lazio si porta a 4 punti in classifica, la Roma va a 2. Detto questo, del Badu è tutto, come sempre. Mi raccomando, mi piace, commentate, condividete il video, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.